Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Siamo arrivati all'ultimo video delle fondamenta del dungeon per questa stagione e, come abbiamo fatto per la maggior parte dei video di questo ultimo periodo, dedicheremo anche questo al sandbox, che è stato il grosso argomento di quest'anno. E vista la lista di argomenti che devo ancora trattare, probabilmente lo sarà anche del prossimo. Finora abbiamo parlato sia di teoria che di pratica, ma prima della fine della stagione volevo fare un qualche tipo di esempio concreto per vedere come dovrebbe essere organizzata la gestione di una campagna sandbox. E dato che quest'anno è stato anche l'anno della quest di Fallout, che è stata presa da una campagna sandbox che io ho effettivamente portato avanti qualche anno fa, mi è sembrato un ottimo motivo includere la gestione di quella campagna sandbox che ho effettivamente masterato come esempio concreto della gestione di un sandbox. Non perdiamo quindi altro tempo e andiamo a vedere proprio i dettagli della gestione del sandbox. Ovviamente per prima cosa andiamo a parlare della mappa della campagna, che è quella che state vedendo in questo momento. Nello specifico, questa mappa si basa su una vera zona geografica. Questo è il Canavese, la zona nord del Piemonte, anche se le sue dimensioni sono state esagerate per dare ai giocatori più spazio d'azione e più cose da esplorare. Prendere come riferimento una vera zona geografica è un modo per rendere molto veloce la resa della verosimilitudine della mappa di campagna. La zona che avete preso è reale, quindi sicuramente assomiglierà molto al mondo reale, anche se questa non è qualcosa che si possa esplicare indiscriminatamente a ogni campagna. Nel caso specifico poi di questa campagna, era stata pensata per essere giocata col mio gruppo di gioco in real prima della pandemia, e quindi era composta da giocatori che o venivano da questa zona o comunque erano estremamente familiari con la zona, e questo non solo avrebbe accelerato i tempi per loro per imparare la mappa, perché in realtà la sapevano già, ma avrebbe anche aumentato l'effetto shock quando durante la campagna zone che loro conoscevano effettivamente nel mondo da reale sarebbero state descritte come devastate dalla grande guerra e da centinaia di anni di barbaria e tutto quello che è tipico dell'ambientazione di Fallout, che non è, diciamo, allegra, mettiamola così. Ovviamente però questo impatto non sarà lo stesso con qualcuno che non conosce la zona del Canavese. Magari usando una mappa della zona dove vive lui avreste lo stesso impatto, e sicuramente non è utilizzabile per un mondo fantasy totalmente inventato o per qualcosa per cui avete bisogno di specifica geografia che dovete per forza inventare e non potete prendere da altro. Questo però vedetelo come un esempio. Se avete la possibilità di dare più profondità o comunque di aumentare l'interesse del party per la campagna anche solo con un esempio di mappa o con qualche altro elemento relativamente minimo, cogliete immediatamente questa occasione e cercate di farla vostra per migliorare l'esperienza. La mappa, come tradizione, è divisa in celle esagonali. Ogni cella rappresenta grosso modo un'area di una decina di chilometri. Convenzionalmente i giocatori potevano esplorare a fondo un esagono impiegando un'intera giornata. In questo caso ho preferito esprimere le dimensioni degli esagoni semplicemente in chilometri e non in giorni di marcia, perché nella campagna era previsto che i giocatori avessero vari tipi di mezzi di locomozione, dall'andare a piedi ad andare a cavallo, dall'andare su veicoli veri e propri, quindi era più comodo per fare i calcoli prima dividere semplicemente la mappa in chilometri e poi in base a quanto era veloce l'auto che loro avevano il veicolo che loro avevano requisito, vedere quante caselle potevano fare in una giornata.
ad ogni cella è stato assegnato un tipo di terreno che descrive il bioma che si trova in quella regione, terreno arido, palude, deserto, montagna, acqua, quello che è, e per semplicità di lettura a ogni tipo di terreno è associato un colore diverso in modo che sia immediatamente evidente cosa sia semplicemente guardando la mappa. Il tipo di terreno va a influenzare sia la velocità massima a cui è possibile muoversi all'interno di quella casella, ovviamente montagne e foreste riducono la velocità perché sono più difficili da attraversare rispetto a pianure e deserti, ma anche il tipo di incontri che sarebbe potuto essere fatto all'interno della casella stessa. Gli insetti giganti, per esempio, erano molto più facili da incontrare nel deserto rispetto alle altre zone e ovviamente i mostri acquatici era possibile incontrarli solo in caselle dove era presente dell'acqua. A ogni cella è anche assegnato un livello che indica l'altezza rispetto alle altre celle. Più una cella è in alto, più celle saranno visibili ai giocatori intorno a essa e ovviamente i giocatori potranno osservare solo le celle all'altezza a cui si trovano o quelle più in basso. E durante la campagna è anche servito per un'intera storyline che riguardava il fatto che i giocatori non potessero comunicare via radio in zone che erano separate tra di loro dalla presenza di una zona montuosa rialzata, e hanno poi dovuto installare dei ripetitori in cima alle zone più alte per estendere la portata del loro radio. Non è qualcosa di indispensabile e non è qualcosa che effettivamente sia utile in ogni singola quest, ma è un dettaglio che per questa quest ho deciso essere rilevante perché mi avrebbe aiutato appunto nel creare storie per i giocatori. Quelli che seguono il canale da qualche anno lo sanno già, ma per rendere immediatamente comprensibili le altezze ai giocatori quando guardavano la mappa generale di campagna, la mappa generale di campagna stessa è stata costruita a rilievo come oggetto tridimensionale. Non sto a ripetermi su come è stata realizzata questa mappa, per chi fosse interessata c'è un'intera serie di video che vi lascio quassù e andate a vederveli, non è affatto difficile. Tenendo la mappa generale di campagna sul tavolo, con le caselle effettivamente più in alto o più in basso e ognuna di un colore diverso in base al tipo di bioma che c'era, per i giocatori era possibile avere tutte le informazioni che gli servivano per prendere le decisioni sui loro viaggi semplicemente guardandola. Oltre al tipo di terreno che rappresenta, ogni cella poi ha la possibilità di contenere una o più strutture che indicano che c'è qualcosa di particolare su quella cella a seconda di quale tipo di struttura si tratti. Un fiume, ad esempio, dà accesso all'acqua anche su caselle non di acqua. Delle rovine potrebbero contenere edifici e quindi la presenza di un dungeon esplorabile con dei potenziali tesori. Una strada dimezza i tempi di percorrenza e permette l'accesso ai veicoli ad aree dove altrimenti non potrebbero passare. No, non si può andare in auto su per una montagna o in mezzo a una palude, ovviamente. Non che i giocatori non ci abbiano provato. Ogni casella ha poi una sua percentuale di possibilità che attraversandola si generi un incontro casuale in base al tipo di terreno. Più è denso un terreno, maggiori possibilità ci sono che si generi un incontro. Una casella in deserto ha una possibilità del 20% e una foresta del 50%. Alcune strutture possono ulteriormente influenzare questa percentuale. Le strade aumentano del 10%, le rovine del 20% e i fiumi del 30%, dato che la loro presenza le rende l'aria più trafficata ed è più probabile che altre creature convergano in quel punto. Ogni volta che il party attraversa una casella, viene eseguito un tiro percentuale per vedere se incappano in un incontro casuale. Ovviamente, se il party decide di passare l'intera giornata all'esplorazione sistematica della cella, se qualcosa era presente, sicuramente gli ci incapperanno contro, quindi l'incontro casuale è automatico. Normalmente una quest del genere dovrebbe avere una sua tabella degli incontri casuali, ma in questo caso, avendo modificato le regole e dovendo quindi riscrivere la maggior parte dei mostri, ho fatto qualcosa di molto più incisivo e praticamente
l'intero mostrario è stato organizzato come un'unica enorme tabella degli incontri casuale. Nella scheda di ogni mostro è stato indicato anche il tipo di terreno su cui è possibile incontrare quel mostro e le organizzazioni a cui quel tipo di mostro è affiliato. In quale tipo di terreno un mostro possa essere incontrato, nella maggior parte dei casi dipende semplicemente dal buon senso. I mostri acquatici stanno nelle caselle dove c'è l'acqua, i mostri vegetali sono molto più probabili all'interno di foreste che in mezzo a deserti. Come già detto, nel deserto è molto più comune trovare gli insetti. In alcuni casi è stato deciso in maniera arbitraria da me, ci sono alcune zone della mappa, per esempio, che sono infestate dai super mutanti e quindi è più probabile incontrarli lì che altrove. Per quanto riguarda l'affiliazione del mostro, questa fondamentalmente indica con quali altri mostri è possibile che quel mostro venga poi effettivamente schierato sulla mappa. In molti casi l'affiliazione del mostro è autoevidente e la maggior parte dei mostri possono essere incontrati solo insieme ad altre creature del loro stesso tipo, anche se non necessariamente istanze uguali di altri mostri, perché per molte creature sono stati introdotti variazioni con livelli di potere, quindi grado di sfida diversi. Come abbiamo visto nella quest, un Radroach potrà essere incontrato solo in uno sciame di Radroach, ma lo sciame potrebbe essere composto da Radroach e Radroach luminosi, che ne sono una versione più potente. Altre creature però hanno delle affiliazioni più disparate e più complesse. Probabilmente quella che ne ha di più è il cane, che può essere incontrato sia in compagnia di altri cani come branco di cani selvatici, ma può essere incontrato anche in compagnia della maggior parte degli altri gruppi di umanoidi. Potrebbe essere il cane da guardia di una carovana, come il cane che si portano dietro i predoni per snasare dove sono i loro nemici. Ovviamente non tutti gli incontri sono automaticamente incontri di combattimento, non tutte le creature che sono generabili dalla tabella degli incontri sono effettivamente immediatamente ostili. Potrebbe trattarsi semplicemente di branchi di animali selvaggi, come una mandria di cavalli allo stato brado non attaccherà immediatamente i giocatori a meno che loro non vadano a infastidirli. Ma è anche possibile incontrare umanoidi non necessariamente ostili. Abbiamo, come detto, è possibile incontrare una carovana di mercanti che saranno molto probabilmente più interessati a scambiare oggetti con i giocatori piuttosto che aggredirli per rubargli la roba. Questo è stato pensato per rendere l'esplorazione un'esperienza non immediatamente punitiva per il party. Se ogni volta che il party avesse dovuto abbandonare la propria casella per spostarsi su un'altra, l'unica possibile conseguenza sarebbe stata quella di venire attaccati da qualcuno o, nella migliore delle ipotesi, non venire proprio attaccati e quindi che non succedesse niente, questo non avrebbe spinto il party a esplorare. Facendo in modo che ci sia la possibilità che gli incontri siano sia positivi che negativi, il party ha sempre la voglia di esplorare nella speranza di trovare un incontro positivo con cui poter guadagnare qualcosa, ottenere qualcosa che gli serve per andare avanti con la loro impresa. Questo è stato reso anche a livello di mappa vera e propria, perché sparsi in giro per le caselle, alcune caselle contengono come struttura proprio un villaggio in cui è possibile trovare molti PNG che, a seconda dei casi, potrebbero effettivamente fornire riparo e rifugio per i personaggi, potrebbero scambiare e, in realtà, essendo Fallout, potrebbero anche rivelarsi meno ospitali di quello che sembra, ma poi questa è un'altra storia. E ovviamente servono per ricordare ai giocatori che non sono gli unici abitanti della zona contaminata, anzi c'è un mondo molto vasto intorno a loro. E nello specifico, per quello che riguarda, tornando alle meccaniche di campagna, la mappa, oltre ad avere le sue distinzioni geografiche, ha anche sei diverse fazioni politiche che
che controllano zone diverse del suo territorio. Esplorando la mappa, il party ha la possibilità di entrare in contatto con queste organizzazioni direttamente o di incontrare qualcuno che gliene parli. Nella quest che avete avuto la possibilità di vedere qui sul canale, il party ha avuto un incontro tutt'altro che amichevole con la tribù degli insetti, che è una delle sei grandi organizzazioni. Nessuna delle fazioni è stata pensata per essere immediatamente ostile ai giocatori, ma sono state previste delle ostilità reciproche tra di loro, quindi i giocatori hanno molte possibilità di finire invischiati nei vari conflitti reciproci, e questo dà loro la possibilità sia di fare missioni per queste fazioni, sia ovviamente di trovare nemici nelle fazioni che a loro gli si oppongono quando andranno a fare le loro missioni. Nessuna delle fazioni è stata presentata come intrinsecamente buona, malvagia o positiva e negativa per i giocatori. Anzi, ognuna di loro è stata pensata per avere delle sue giustificazioni. E Fallout, tra l'altro, è un'ambientazione in cui sono presenti molti toni di grigio e non è mai presente una distinzione esatta tra ciò che sia bene e ciò che sia male, ma più che altro ci si concentra su cosa è positivo per il giocatore. Ovviamente questo è fatto sia per introdurre maggiori possibilità di conflitto nell'ambientazione per le missioni, una fazione manda i giocatori a combattere l'altra fazione, o anche solo mentre i giocatori si stanno facendo i fatti loro, membri di una fazione loro nemica potrebbero andare a disturbarli, ma è anche pensata per dare la possibilità ai vari personaggi di generare dei conflitti interni al gruppo. Per esempio, se un personaggio fosse politicamente più vicino a una delle fazioni e un altro personaggio vicino a una fazione che è ostile a quest'ultima, i due personaggi avrebbero una scusa per creare gioco tra di loro battibeccando su qual è la loro fazione preferita. Oltretutto, la presenza di questi grossi sistemi politici è anche un ulteriore modo per ricordare ai giocatori che non sono gli unici abitanti del mondo, e è un modo per rendere più verosimile l'ambientazione in generale, perché nell'esperienza che tutti facciamo le persone non vanno d'accordo, mettiamola così. Non mi metterò in questo video a discutere il funzionamento di ogni singola fazione nelle loro motivazioni, come non mi metterò a descrivere ogni singolo mostro creato per la campagna o i dettagli di ogni singola casella della mappa. Questo vuole essere un video per farvi vedere qualcosa di pratico su come organizzare la campagna, ma poi ovviamente i dettagli della campagna stanno a voi che la organizzate. Piuttosto, magari, se siete interessati, metterò la parte tecnica che ho dovuto scrivere sul server di Discord, se volete andarvela a vedere. Immagino però che il discorso che volevo fare per ora sia chiaro, quindi diciamo che questo video è durato fin troppo e lo facciamo terminare qui. E con questo video si conclude anche la serie delle fondamenta del dungeon per questa stagione. Non vi preoccupate, vi ho ancora un sacco di cose di cui parlare, quindi torneremo nell'argomento l'anno prossimo. Noi invece ci rivediamo la prossima settimana con il finale di stagione della quest di Fallout, e poi la settimana dopo con il consueto video di storia di fine stagione, che, come tutto il resto dei video quest'anno, è anch'esso dedicato al sandbox. Come sempre, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo, che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche. Se le notifiche non vi arrivano, io pubblico manualmente tutti i video sul gruppo di Telegram e sul server di Discord, che trovate i link in descrizione. Iscrivetevi lì sopra, così sapete le notifiche vi arrivano e avete la possibilità di incontrare anche il resto della community del Master Chiae. Come sempre, io sono il Master Chiae e noi ci vediamo al prossimo video.